Gli ambienti di brughiera, a causa dell'abbandono delle zone montane, stanno evolvendo verso successioni vegetazionali superiori, con l'ingresso di alberi e arbusti e la definitiva affermazione del bosco. Queste trasformazioni determinano la perdita di habitat riproduttivi di specie di uccelli di interesse conservazionistico, tra cui la magnamina comune, la tottavilla, l'averla piccola, l'albanella minore, il calandro, il succiacapre, il biancone e il falco pecchiaiolo. Questi ultimi due in riduzione a causa della scomparsa di ambienti di elezione per la ricerca delle prede. Il progetto propone di svolgere nel sito di interesse comunitario Pascoli e Cespuglieti Montani del Pratomagno, una serie di azioni di conservazione necessarie ad arrestare la trasformazione degli ambienti, ripristinandone la funzionalità ecologica. True Life Granata ha come obiettivo proprio quello di realizzare degli interventi per la tutela di questi ambienti che sostanzialmente prevedono da una parte il taglio della vegetazione invasiva, quindi quella che mette a rischio la conservazione di questi ambienti, dall'altra lo sviluppo di una filiera che storicamente era sempre presente, sempre stata presente su questo territorio, che utilizzava le piante, la parte arborea delle eriche per la produzione di scope, di fascine. Per i forni, eccetera. Ripristinando queste attività, noi garantiremo, un futuro a questi ambienti. Oltre al ripristino delle brughiere con tecniche tradizionali, il progetto prevede il restauro degli ericeti in evoluzione a bosco, con l'impiego sperimentale su 10 ettari di superficie della tecnica del fuoco prescritto. Questa tecnica, già sperimentata in Toscana e in altre aree a rischio di incendio, verrà realizzata grazie alla collaborazione delle strutture antincendio della Regione Toscana e dell'Unione dei Comuni del Pratomagno. Il progetto Life Granata si concluderà nel 2022, quando sulle pendici del Pratomagno si potranno rivedere le fioriture delle brughiere per oltre 170 ettari di superficie, con effetti molto positivi sulle popolazioni di uccelli che in questi ambienti trovano la principale fonte di vita.